Scene one, Apple take four. Come sa frizzata la luna chiena, lo maraviglia, l'aria è serena. Soffriccia la luna chiena, lo maraviglia, l'aria è serena. Lui la facita, mieta la via, Santa Lucia, Santa Lucia. Insomma, anche se volete passare tra le barche, insomma, sentitevi liberi di chiedere quello che volete. Quindi adesso sono preoccupati perché le barche sono ancora vicine alle navi ormeggiate vicino al rimorchiatore, quindi aspettano che le barche abbiano liberato la linea di partenza per poter portare via le navi. L'anno scorso con questa barca abbiamo vinto da 3 golfi, per cui siamo i challenger. Campioni in carica. Campioni in carica. Ci dateci un po' di vento che ne abbiamo un po' bisogno, ce n'è proprio poco. Cominciamo a soffiare. Cominciate a soffiare. Yeah.
regolano le vele in maniera tale da avere, se si può usare questo termine, delle lame meno superficie che tagliano il vento appunto da generare la più alta velocità possibile, sacrificando quella che è la potenza delle vele. Le previsioni lasciano sempre il tempo che trovano, per quanto possano essere precise e accurate, comunque ti possono dare un'idea generale di quello che può succedere, ma poi la condizione è sempre quella che ti trovi davanti, insomma. In base a quello poi bisogna adattare vele, equipaggio e quant'altro. Scugnizza, che adesso è la prima sulla linea di partenza, e questo gli permette di mettere subito la prua in direzione della rotta corretta, e invece gli altri dovranno faticare un poco a uscire dal traffico, insomma, di barche che si è creato. A Ventotene poi girano i galli e poi fanno il giro di capri e poi tornano qua. Prima l'arrivo era a Capri, perché si faceva la settimana della Tre Golfi a Capri. Adesso la settimana della Tre Golfi è stata spostata a Napoli, hanno spostato l'arrivo qua. La vela di nuovo protagonista a Napoli dopo le World Series, per un ritorno alle origini, grazie anche alla tenacia del presidente Roberto Mottola e del Circolo Italia. Sì, devo dire, siamo particolarmente orgogliosi, perché in fondo l'idea, devo dire geniale, di coloro che all'epoca pensarono di fare questa partenza in notturna, che molti peraltro hanno provato a imitare, ma il contesto, il castello, il Palazzo Reale, tutto quello che si vede intorno ha un fascino veramente particolare. E poi tutto il percorso, andando verso giù, verso Castellabate, Ialli, Positano, la Costiera Amalfitana e la risalita fino a Ventotene, è a detta di molti ancora oggi affascinante per i passaggi che ci sono in questa regata, a differenza di tante altre regate prestigiose come questa nostra, e forse più, ma che non hanno un percorso così vario e soprattutto con chi ha degli scorci così belli. Presidente, lei è stato anche un campione di vela del passato, ha gareggiato, ha portato Napoli ai massimi livelli. Mancano le nuove leve che si avvicinano a questo sport. Perché? Ci sono delle fasi, e ci sono un po' in tutti gli sport, nello sci, nel tennis, ci sono dei momenti in cui in Italia si vive di sci, di vela, di tennis. Ci ricordiamo l'epoca di Azzurra, che ha trascinato e ha coinvolto tanta gente, e in questo momento da qualche anno siamo un po' in calo. Ma devo dire, noi a Napoli, grazie all'effetto mediatico delle World Series e dell'America's Cup, di fatto si è ricreato quell'entusiasmo che un po' si era dimenticato. Come hanno vissuto e come vivono quest'anno di transizione rispetto al prossimo appuntamento i circoli velici napoletani? Sapevamo, conoscendo bene il loro modo di fare, come sarebbe stata gestita, tenendo al di fuori tutto e tutti, e così è stato. Vedremo, Venezia probabilmente sarà un po' diverso, anche perché c'è la fortuna che lì il sindaco Orsoni è anche il presidente della Compagnia della Vela, quindi questo rende più facile il dialogo anche con gli americani stessi, che probabilmente nel nostro caso con Napoli hanno un po' voluto strafare per certi versi, e questo è stato lo scotto anche della nostra inesperienza. Per finire, quali saranno i prossimi appuntamenti che il Circolo Italia organizzerà? Ma noi abbiamo un calendario di eventi nel prossimo mese di giugno, per poi ricominciare a ottobre dopo la pausa estiva con delle regate di match race, sempre come l'America's Cup, che faremo per tutti i circoli italiani non sportivi, e poi con la Lesistrata il 21 di ottobre. Quest'anno l'abbiamo spostata perché maggio è il periodo più intenso per la selezione olimpica, quindi non abbiamo voluto interferire con quelli che erano i programmi della federazione. Santa Lucia, Santa Lucia, Cava Pescara, Boca Maria, Santa Lucia.